addirittura un commento di una persona che mi ha detto: mi hai deluso, cosa ci frega delle tue vacanze? Mi hai deluso e addirittura mi cancello dalla tua pagina, sei una delusione perché ho pubblicato il vlog della mia estate. Cioè, io voglio dire una cosa, ma delusione di che cosa? Cioè, tutto il mondo fa i video vlog su YouTube, Carita Doccia non li può fare, che veramente è un peccato mortale. Cioè, io sono una dannata perché ho fatto i video vlog sulla mia vacanza, che poi, da specificare questa cosa, li faccio solo di estate. Cioè, ci sono persone che li fanno per tutto l'anno e io veramente per farne qualcuno solo d'estate mi sono beccata i peggio insulti, critiche e offese io, mio fidanzato, la mia famiglia, tutti, ma mio nonno, i miei bisnonni, tutti quanti. Non lo so perché, ragazze, veramente, non so perché ci sia tutta questa quest'astio, questa critica feroce, feroce, un'aggressività nei commenti. Molto spesso alcune persone, sai, mi dicono: ma è tutta invidia, no? Cioè, io a volte pure con le invidie dico: ma invidia? Cioè, non è che qua stiamo a fare, io faccio le vacanze di lusso, oppure sono una persona miliardaria, oppure sono una persona bella, tipo la Belen, non lo so. Cioè, una persona normale, cioè non. Perché mi devo beccare tutte queste cose? Ho fatto una misera vacanza con il mio fidanzato, insomma, nulla di che poi per me è bellissima, io potevo andare anche a Licola, per me era bellissima comunque, bastava stare con lui. Quindi, veramente dei commenti feroci e di questa delusione che io non mi spiego, perché io dico comunque tutti fanno i videovlog, io l'ho fatti solo d'estate e c'è da dire sta cosa, che io faccio i videovlog d'estate perché comunque d'estate faccio un po' meno ricette, d'estate poi vedo dei post, quindi piace nei vlog farli anche comunque di contenuto, no? Cioè non è che mi metto sul letto così: ah ragazzi, sapete, oggi ho fatto la lavatrice oppure io che pulisco il forno, no, cioè cerco di fare un vlog, faccio vedere dei posti, così ho fatto nei vlog che ho fatto di inizio della Puglia, delle vacanze, ho fatto vedere tutti i posti in Francia, posti che magari uno non c'è andato, cerco di dare dei consigli, magari ho fatto la recensione, ad esempio, ho raccontato la mia esperienza sincera con Booking, ho raccontato la mia esperienza magari in qualche ristorante dove ho mangiato bene e poi magari vi ho fatto vedere il bagnoschiuma bio nel supermercato, i prodotti bio, quindi sempre lasciandovi qualcosa di contenuto, messaggi, riferimento al bio, ai cosmetici, alla bellezza, insomma, quindi non ho mai fatto un videovlog così, insomma, di me che lavo a terra, tatarà, sto lavando a terra, ragazze, poi dopo vado in palestra, la mia giornata no, ho cercato sempre di mantenere dei contenuti, di lasciarvi qualcosa, quindi sono contenta che alcune persone l'hanno apprezzata, in tante tante di voi vi siete divertite, vi è piaciuto stare in mia compagnia, hanno capito il senso di questi videovlog. Il senso di questi videovlog era semplicemente farvi vedere anche una parte di me reale, vera, spontanea, non sempre costruita, anche se io pure quando sto a casa mia non sono costruita davanti alla videocamera, però ancora più naturale. Vi ho aperto, diciamo, un po' della mia storia, no? A voi vi ho fatto entrare, ho condiviso con voi, la mia storia, quindi in vacanza con mio fidanzato, vi ho fatto vedere dei posti, siamo stati, invece siamo divertiti. Insomma, chi ha apprezzato il senso di questi video, mi fa piacere che vi siete divertiti con noi. Faccio questi video soprattutto perché mi piace, il mio canale si chiama Calita Dolce e quindi racchiude me stessa, le mie passioni, quello che sono io a 360 gradi. Quindi io ecco perché ho fatto tanti video, centinaia di video da tanti anni, perché ci metto sempre tanta passione, faccio quello che mi va di fare con entusiasmo. Ecco, magari domani mi può venire l'idea di una cosa che non c'entra nulla col bio, coi cosmetici, però mi piace, mi diverte e la faccio. Quindi in tutti i video ci sta me stessa, sono reale. Mi dispiace se non ero perfetta, mi dispiace se ho sbagliato qualche pronuncia nel videovlog, mi dispiace se ma sono così, sono reale, sono me stessa, io sono questa. E non siamo tutti perfetti. Io c'ho il nasone e magari chi mi ha detto che io c'ho il nasone è una persona bellissima, una persona perfetta, tanti complimenti, sono contenta per te. Io c'ho il nasone, quindi andrò in giro con questo nasone e vivrò col mio nasone felicemente, per sempre, per tutta la vita, perché poi se persone che criticano il nasone sono le stesse che se io poi mi vado a rifare il naso, cosa che non succederà mai, vabbè. Comunque se io mi vado a rifare il naso,
sono le stesse persone che poi vengono dopo di ah, ti sei rifatta il naso, perché non ti accetti? Perché queste sono le prime che il giorno prima ti criticavano e che c'avevi il nasone. Cioè, il mondo del web, ragazze, è veramente una cosa che a volte ti fa, è surreale, ti fa ridere veramente. Comunque, io e il mio nasone vi mandiamo un bacio grande. Come dico spesso, a me piace fare quello che mi piace, accontentare un po' tutti, perché diciamo c'è un pubblico, voi che mi seguite, che siete abbastanza variegati, c'è cioè a chi piacciono ricette, a chi cosmetici fatti in casa, a chi piacciono anche videovlog, a chi piacciono i video con mia sorella. Io cerco di fare un po' tutto, quindi di accontentare un po' tutti, però io non ho mai smesso di fare le ricette, mai, mai smesso di fare ricette cosmetiche e molto spesso alcune persone i video non li vedono e mi accorgo che i video non li vedono e quindi poi vengono e ti vengono a criticare, esce solo, vedono il videovlog, ah fai solo i video, non fai più le ricette, no, magari il giorno prima o 2 giorni prima ho caricato la ricetta, io faccio i video martedì, venerdì e domenica, 3 video alla settimana e quasi sempre uno di questi è sempre una ricetta, cerco di alternare la ricetta ai cosmetici, al video con mia sorella o magari il videovlog che posso caricare la domenica, più chiacchiericcio, più così sciallo. Insomma, ma le ricette non ho mai smesso di farle. Ho fatto l'autoabbronzante, ho fatto lo scrub, ho fatto l'impacco per capelli, ho fatto l'olio illuminante, il doposole, lo spray bifasico, quindi ne ho fatte tante. E una persona addirittura mi ha scritto: ah, io non ti seguo più perché tu non fai più le ricette. E io poi ho scritto: ho detto, guarda, ma come? Io ho caricato 2 giorni fa una ricetta, forse ti è sfuggita. Ah, scusami, no, non mi è uscito nell'aggiornamento. È vero, non l'ho visto. Comunque, dico allora, cioè, guardate bene che molto spesso alcune persone leggono il titolo e magari quel titolo però è una ricetta e loro non capiscono e quindi non hanno visto la ricetta, ma non è colpa mia, le ricette le faccio sempre e comunque voi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete anche la spunta di aggiornamenti, quindi nel mio canale c'è la spunta ricevi gli aggiornamenti, così vi siano tutti gli aggiornamenti che veramente io le faccio sempre, non ho mai smesso. Quando le persone mi dicono, ah, mi hai smesso, era meglio quando facevi le ricette, era meglio quando parlavi cosmetici, ma quando ho smesso? Cioè, sta cosa, smettiamola, perché non ho mai smesso, le continuo sempre a fare. E anche sul mio blog, www.caritadolce.com, e chi mi segue lo sa, carico ogni giorno dei post, o con nuove ricette, rimedi naturali, oppure magari delle ricette vecchie che metto semplificate, nuove versioni, quindi continuamente, ogni giorno ci sono nuove ricette, parlo di prodotti, parlo di cosmetici bio, sempre, non ho mai mai smesso. E quando io già avevo risposto in passato a una cosa del genere, avevo detto perché mi si dicevano sempre queste critiche, queste polemiche esagerate, io dissi ragazze, meno polemiche, meno critiche, più apprezzamenti. Putiferio, carità dolce, vuoi solo gli apprezzamenti? Non ci siamo capiti, non mi sono espressa bene, non volevo dire questo, volevo dire, ovviamente parlando alle persone che mi seguono, che mi apprezzano e non alle persone che vengono e ti scrivono un insulto, il nasone e se ne vanno, no? A quelle persone, parlo alle persone che mi seguono, ok. Tu mi segui, ti piacciono le ricette, non ti piacciono i vlog, non ti piacciono altre cose. Ok, ci sta, va benissimo. Ok. Allora, quello che dico io, quando vedi il video vlog che non ti piace, insultami, ok, mi vuoi insultare, mi vuoi dire che non ti piace, mi vuoi criticare, mi vuoi criticare pure pesantemente, ok? Puoi fare quello che vuoi. Però, quando poi carico la video di ricetta, mettimi un commento positivo e mettimi un apprezzamento, se no, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma tutte queste critiche e tutti questi insulti sugli altri video che non sono di ricette, sono solo critiche fini a se stesso, non sono fatti da persone che mi vogliono far crescere, non sono fatti da persone, queste critiche sui videoblog, cioè di persone che dicono ah voglio le ricette, mi interessano solo le ricette, non mi interessa la tua vita, sono fatte da persone che non mi vogliono realmente far crescere, non sono persone che mi seguono, sono persone soltanto che mi vogliono far schiattare, insomma, e vorrebbero farmi sparire dal mondo. Perché se no non si spiega, perché se tu sei una persona che mi segue, poi metti un commento positivo alla ricetta, mi metti un apprezzamento. Io vi dico la verità, a volte, ragazzi, io mi scoraggio, perché quando faccio video di ricette, vedo che questi video di ricette non vengono apprezzati come dovrebbero. Cioè, quando faccio video non di ricette, mi si viene insultata e mi si viene detto, ah, vogliamo i video di ricette, 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 poi faccio video di ricette,
pochi pollici in su, pochi commenti. Ovviamente io mi scoraggio, perché ovviamente io sto qua a fare quello che piace al pubblico, quello che piace a voi, quindi se vedo queste cose ovviamente mi scoraggio, quindi perciò vi ho detto meno critiche, oppure ok critiche però anche apprezzamenti, quando poi c'è la ricetta che a voi piace, la ricetta oppure un video di, non so, di cosmetici, di acquisti, quello che a voi piace, poi fatelo capire. Per me sono importantissimi i vostri commenti, i vostri pollici in su, sono veramente importanti per capire quello che vi piace e quindi come orientarmi, perché io sto qua a fare quello che a voi piace, a fare video per voi, oltre ovviamente che devono piacere sempre prima a me. Ci sono anche alcune persone che magari vedono la video ricetta, ok, magari l'hanno anche apprezzata, però poi la vedono che chiudono. Io vi dico, ragazzi, spendete 2 minuti a lasciarmi un commentino, a lasciarmi un pollice in su, perché veramente sono cose importanti per me, veramente tanto tanto mi date tantissimo, è un secondo che ci mettete, però mi date tanto e mi incoraggiate a fare sempre meglio, a cercare sempre nuove idee, a creare sempre di più, che io già ho questa creatività che è veramente altissima, perché comunque io vi ho detto, io non ho smesso mai di fare ricette, praticamente sono tornata da pochi giorni e ancora prima di fare questo video, veramente appena sono tornata a casa, il primo giorno mi dovete credere, non ho svuotato neanche la valigia, mi sono messa a registrare un casino di video ricette, perché proprio non vedevo l'ora, c'avevo un sacco di idee, quindi ho fatto tante ricettine per il corpo, per i capelli che vedrete nei prossimi giorni. E quindi per farvi capire, io come amo fare ricette, amo tantissimo, quindi figuratevi se io non le volessi fare. Ho bisogno soltanto che voi comunque le apprezzate, mi fate capire che vi piacciono, cosa vi piace di più, fatemi anche le richieste, veramente sto qua per voi. Quindi vabbè, adesso non vedo l'ora di farvi vedere queste qua che ho fatto. Contentissima, sono troppo troppo carine e aspetto le vostre richieste. Se avete delle richieste, fatemi sentire. Non lasciamo che YouTube, non lasciamo che il web diventi soltanto un posto in cui sfogarsi, cui sfogare le proprie frustrazioni, la propria rabbia, la propria aggressività, problemi con il mondo, con che poi tutti questi problemi, boh, sarò io che comunque cerco di focalizzarmi nella mia vita sulle cose belle. Sarò anche, certo, una persona abbastanza fortunata, perché comunque non ho, cioè, problemi normali, tutte le persone normali, insomma, tutti hanno i problemi, è ovvio. Però tutta sta rabbia, tutto quest'odio, mi dovete credere, io non ce l'ho, non ce l'ho proprio. Cioè, se vedo una persona che è felice, se vedo una persona che è bella, se vedo una donna che io l'ammiro e cerco di. Cioè, la mia non è invidia, è ammirazione. Mi ispiro a quella donna, magari per prendere degli insegnamenti, per insomma, per seguire quel modello. Però non provo mai invidia, odio, anche per una persona ricchissima, bellissima, fortunatissima, insomma. Non ho mai provato questo sentimento di invidia, di odio, di rancore verso questa persona. Quindi facciamo che YouTube, il web diventi un posto bello in cui condividere cose belle, pensieri positivi e crescere insieme, veramente conoscersi sempre di più, perché questi video sono video in cui mi conoscete, io sono così veramente a 360 gradi, non ho nulla da nascondervi, quindi spero che possiate apprezzarmi e continuare a apprezzarmi per quella che sono, me stessa Casinara, sempre molto molto entusiasta delle mie cose, delle mie ricette, dei miei cosmetici, sono tanti tanti progetti per la testa, quindi spero che continuerete a seguirmi. E quindi questo è tutto, ragazze. Ci tengo tantissimo a ringraziare voi che mi seguite e mi apprezzate sempre. Veramente solo per voi, credetemi che vado avanti e che comunque amo ancora tantissimo e amo sempre quello che faccio. Tanto vi ringrazio per ogni singolo commento, ogni singolo apprezzamento che mi fate. Veramente vi ringrazio anche per tutte le foto, tutti gli apprezzamenti del mio nuovo libro. Vi sta piacendo? Vi ringrazio tanto. Ogni vostra foto, anche su Instagram, su Facebook, con il mio libro è veramente una gioia, mi riempie veramente il cuore tantissimo, perché di positività, di cose belle mi sprona a fare sempre meglio, quindi che io quello devo fare. E quindi, ragazze, vi aspetto con le nuove ricette anche sul blog www.
www.caritadolce.com, dove pubblico nuovi post ogni giorno. E qua sul mio canale nuovi video martedì, venerdì e domenica, lo sapete, e alternando le cosmetici. Ho fatto anche tante recensioni di prodotti al suo mercato che vedrete anche nei prossimi video, alternate a ricettine, rimedi, insomma, anche torneranno i video con mia sorella, quindi tante cose per accontentare un po' tutti. E vi aspetto anche sul mio secondo canale, vi lascio il link nel box informazione con tante ricettine di cucina sane, leggere, e anche vlog al suo mercato, tante tante cose belle. Quindi non molliamo, non molliamo, non si molla, si va avanti. Quindi ragazzi, io e mio nasone, i miei capelli a pazza e tutta la mia bruttezza, insomma, vi salutiamo, però realtà, verità, naturalezza e spontaneità. Quindi l'importante è essere sempre veri e fare le cose sempre col cuore, secondo me quella è la cosa più importante. Vi mando un bacio grandissimo a voi che mi volete bene, che veramente ragazze state tutte, tutte nel mio cuore, che mi apprezzate, mi fate andare avanti, veramente. Siamo forti insieme e sono forte grazie a voi. Quindi vi mando un bacio grandissimo, vi ringrazio per tutti i vostri commenti, tutti i pollici in su, e vi mando un bacio, tanti baci.